Il profeta Osea. Il profeta Osea parla di Israele come una bella donna. Israele femminile, in ebraico la Israele, dicono. Quindi si immagina che il Signore parla Israele come una bella ragazza e dice il Signore, la condurrò nel deserto, le parlerò al suo cuore, lei mi risponderà, ti farò mia sposa per sempre. Bellissimo questo brano, il Signore tratta Israele come la sua sposa. Nell'amore, nella benevolenza, nella fedeltà tu conoscerai il Signore. Questo perché ai tempi Israele si era un po' allontanato dal Signore, ma il Signore resta fedele, aspetta che questa sua sposa ritorni. E Osea ha scritto questo bellissimo libro, molto bello, quasi un poema, in cui parla del grande amore e della fedeltà del Signore a Israele e anche noi. Se a volte ci allontaniamo da Lui, Lui è lì che ci aspetta fedelmente, come lo sposo aspetta la sposa, sperando che torniamo da Lui. Nel Vangelo Gesù racconta la famosa parabola delle 10 vergini. Che succede? Che 5 erano sagge e 5 stolte. Quelle sagge si portano l'olio, quelle stolte no, dice tanto poi vediamo di recuperarlo. No. E Signore, le lampade si spengono, andate a procurarvi l'olio, non possono darvi quelle altre che ce l'hanno. Perché? Quest'olio, sapete, rappresenta in immagine il rapporto col Signore. Io non posso comprare il mio rapporto col Signore, non esiste. Ho conosciuto ragazzi che dicevano, ma io tanto non vado in chiesa, ci vanno papà e mamma, i nonni, è sufficiente. No. Vai in chiesa, tu incontri il Signore, tu fatti la comunione, poi papà e mamma e i nonni fanno quello che devono fare, capite? Quindi non possiamo delegare a qualcuno il nostro rapporto con Dio, siamo noi che ci procuriamo quest'olio, questo rapporto con Gesù. Questo perché non sappiamo come e quando, non sappiamo il giorno e l'ora. Non sappiamo quando saremo chiamati, oggi, domani, fra un mese, fra 100 anni. Non sappiamo. Quindi già adesso procuriamoci quest'olio, questo rapporto intimo con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.